Salve a tutti e benvenuti all'appuntamento con il Radio TG della Radio TV da Gianluca Virgillito. Paolo Mattina, imprenditore 63enne di Partinico, è deceduto al Policlinico di Palermo a causa di una grave crisi cardiaca. L'uomo era stato sottoposto lo scorso venerdì alla prima dose del vaccino contro il coronavirus di AstraZeneca. L'ASP del capoluogo siculo ha segnalato all'AIFA il presunto evento avverso. Maxi blitz antimafia nel territorio di Enna. Oltre 200 poliziotti nell'ambito dell'operazione Caput Silente hanno eseguito 30 provvedimenti di custodia cautelare in carcere emessi su richiesta della Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta. Il sodalizio criminale, spiegano gli investigatori, si avvaleva della forza di intimidazione derivante dall'appartenenza alla famiglia di Cosa Nostra di Enna. Il gruppo operava soprattutto nell'area nord della provincia, tentava di imporre il pagamento del pizzo e controllava in regime di monopolio il mercato della vendita di droga. Le indagini hanno consentito di sventare un omicidio, scatta il sequestro di ingenti quantità di sostanze stupefacenti e armi da fuoco. A Siracusa rubano in un supermercato, arrestati 3 soggetti, il servizio di Maria Grazia Spartà. Sono state arrestate 3 persone dai carabinieri di Siracusa che hanno rubato vari articoli in un supermercato. Sono Gabi Santanabelli, di 39 anni, Adolfo Terranova, di 40, e Salvatore Nuccio, di 47. I soggetti, di Avola e con precedenti penali, sono arrivati a Siracusa con un'auto noleggiata, trafugando diverse bottiglie di liquori e cosmetici dagli scaffali, usando pure una tronchesina per rimuovere i dispositivi antitaccheggio. Gli addetti alla sicurezza hanno compreso le intenzioni dei malviventi, allertando i militari. I criminali sono usciti velocemente dall'esercizio e le forze dell'ordine li hanno avvistati. A quel punto i 3 hanno gettato fuori dal finestrino della vettura il bottino. I carabinieri sono riusciti a bloccare il mezzo, trovando in auto la rimanente parte del furto e gli arnesi utilizzati. Il legittimo proprietario ha ottenuto tutta la merce rubata. I coinvolti sono stati posti ai domiciliari con richiesta alla questura di applicazione del foglio di via obbligatorio, poiché non residenti a Siracusa. I malfattori hanno violato le norme anti-coronavirus e sono stati sanzionati anche per questo. Maria Grazia Spartà, Antenna 1 Notizie, per Bella Radio. Un cassiere dell'ufficio ticket dell'ospedale Barone Romeo di Patti avrebbe sottratto quasi 50.000 euro. I finanzieri del comando provinciale di Messina hanno scoperto che il pubblico funzionario prossimo alla pensione, L.C.S. classe 55, si appropriava del denaro in contanti della cassa. L'uomo nel 2019 avrebbe compiuto l'azione rendendosi responsabile dell'ipotesi di reato di peculato. Il soggetto ha dovuto restituire quanto trattenuto con bonifici tracciabili sul conto corrente dell'ASP di Messina. L'ultima tranche è stata registrata a dicembre 2020. Panificio abusivo nel quartiere Borgo Vecchio di Palermo. Santo Spartano. È stato disposto il sequestro di un panificio con alimenti mal conservati, lavoratore in nero e blatt. I finanzieri di Palermo hanno trovato l'esercizio nel quartiere Borgovecchio. Il titolare dell'attività, un uomo di 55 anni, non aveva la regolare partita IVA e la documentazione autorizzativa allo svolgimento dell'attività. Il banconista era sprovvisto di contratto di lavoro. L'ASP ha appurato alcune gravi carenze igienico-sanitarie, prodotti in pessimo stato di conservazione e blatt nel laboratorio di produzione e nel locale aperto al pubblico. Denunciato il responsabile per detenzione e fini della preparazione o somministrazione di cibi e bevande in cattivo stato di conservazione o di alterazione. Sotto sequestro locali, attrezzature, strumentazione e generi alimentari che sono stati destinati alla distruzione poiché considerati altamente contaminati. Arriva un'altra denuncia per il proprietario del panificio ritenuto responsabile di esercizio abusivo dell'attività. Disposta una sanzione che va da un minimo di 1.549 a un massimo di 15.493 euro. Verbale anche per il dipendente non in regola. La multa in questo caso varia da 1.800 fino a 10.800 euro. Santo Spartada, Antenna 1 Notizie, per Bella Radio. Confisca in materia antimafia per il patrimonio di Giuseppe Vasta, nato a Catania e recluso nel carcere di Agrigento. I finanzieri hanno permesso di appurare la pericolosità sociale del soggetto, la sproporzione tra il reddito della famiglia e il suo patrimonio. La sezione misure di prevenzione del Tribunale di Catania ha quindi disposto la confisca del bar Rocher di disponibilità finanziarie per un valore complessivo di 220.000 euro. L'esercizio era formalmente intestato alla moglie di Vasta. Riqualificazione del Parco Gioiani di Catania e le proposte del terzo municipio. Il contributo. Recupero e rilancio del Parco Gioeni di Catania.
Il presidente del terzo municipio, Paolo Ferrara, discute del progetto per la struttura etnea, proponendo all'amministrazione comunale maggiori controlli, l'impiego della videosorveglianza, il potenziamento della pubblica illuminazione e vigilanza da affidare all'associazione no profit. Parliamo di un sito che per anni è stato completamente abbandonato, dichiara Ferrara. Fortunatamente l'amministrazione comunale sta cercando di invertire questa tendenza anche attraverso l'affidamento di una parte dell'area alle scuole. Se restiamo nei circuiti e nei percorsi pedonali principali, il parco presenta comunque un aspetto curato. Il problema di fondo si affronta quando si raggiungono le zone più isolate, punti praticamente off limits per tutti coloro che qui vengono per fare attività fisica. In questo modo si rischia di vanificare quanto di buono fatto finora per il parco Gioeni. Con l'amministrazione la collaborazione è assolutamente totale. Abbiamo intrapreso un percorso comune per portare avanti iniziative a lungo raggio che, conclude il presidente del terzo municipio, consentirà alle famiglie di riprendersi il territorio. Giulia Baudo per Bella Radio. E con questo è tutto da Gianluca Virgillito. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di giornata sui nostri canali. Il meteo. Il meteo. Sponsored by Ecotech, a Catania in via di Taino 16 San Giorgio. Bella Radio. Bella Radio. Le previsioni meteorologiche. In collaborazione con Trebi Meteo. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Umide correnti in quota dai quadranti sud-occidentali interessano le nostre regioni meridionali, transito di sterili nuvolosità, stratiforme e cieli dunque a tratti velati, ma saranno scarsi o del tutto assenti i fenomeni associati, relegati al più ad isolati piovaschi in risalita dal canale di Sicilia. I venti saranno meridionali fino a moderati sulla nostra regione, mari ionio da mosso a poco mosso, basso terreno poco mosso, canale di Sicilia mosso. È tutto. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.